Che piccola cosa, una vita. La mia, come tutte, è una goccia. Voglio si perda in un mare d'amore, perché è l'unica via, altrimenti è una goccia sprecata. Troppo piccola per essere felice da sola e troppo grande per accontentarsi del nulla. Anonimo. Chilliade, Napoli, 22 settembre 1989, ore 10. Credevo che avrei odiato la vecchiaia quando vi fossi giunto, e invece a certe condizioni ora so che essa possiede un fascino singolare. Si può indugiare nei ricordi senza timore di perdere tempo. Semplicemente non ve ne più. Quel poco rimasto, senza troppa malinconia, io l'avevo già speso quasi tutto. Vivo già da molti anni in una casa di cura comoda e discreta, persino lussuosa. Sono molto vecchio ormai, e ogni mattina esco per raggiungere una poltrona nel giardino, sempre la stessa, e mi picco d'offesa se qualcuno la occupa prima di me. Le abitudini di noi vecchi, autonomi, sono formidabili. Io ci ho combattuto per tutta la vita, arrivando a scoprire che per vincerle me ne occorrerà certamente almeno ancora un'altra, di vita. Mi è sempre piaciuto osservare, comodamente seduto, nel popolo delle formiche vivere la propria estasi e il proprio dramma. Nessuno però, stamani, s'aggira intorno e sotto di me. Allora chiudo gli occhi e di pensiero in pensiero, in quel giorno d'autunno colorato e frizzante, un vento raccoglitor di foglie, insieme ad esse mi porge un ricordo che sapeva essere in attesa da tempo che io lo volessi rivivere. Con gli occhi cerco Floriana, la quale, sempre attenta ad ogni sguardo di noi vecchietti, fino a poco tempo fa mi illudevo che lo fosse particolarmente del mio. Subito mi risponde con quella sua voce colorata di una femminea sensualità che ancora mi turba. «Cosa desidera, signor Chilliade?» Quando si avvicina un po' mi vergogno di come sono diventato, perché stranamente in me un tenue residuo maschio tuttavia permane e rugge scontento di essere per sempre accantonato. Potresti andare in camera mia a prendermi un libro? Quale? L'unico che troverai sullo scrittoio. Non devo nemmeno sforzarmi di ricordare. Posso infatti leggerli i miei ricordi e anche quelli di Eva, che in parte sono contenuti nelle sue lettere, trascritte in quelle pagine consunte quando era ancora solamente il vagito di un romanzo mai pubblicato. Ne avevo fatto solamente due copie, una per me e l'altra per lei. Chissà se lo avrà letto. Le avevo chiesto di attendere che io... C'eravamo anche intesi che fosse il 30 gennaio 1993. Quella data l'avevo addirittura scritta, quale monito, sul frontespizio della copia che le avevo donata, reputando plausibile a quel tempo di essere già andato nell'oltre. Chissà dov'è adesso lei. Eva, Roma, 30 gennaio 1993. Chi era Chilliade, nonna? Il personaggio di questo romanzo. Quando l'hai comprato? È stato un regalo, vedi? È ancora solamente una bozza. Di chi? Proprio di lui, Chilliade. Qual è il titolo? Quante domande, piccola. Dimmi, dimmi, nonna. Eva e Chilliade. Lei si chiamava come te? Molte donne si chiamano così, tesoro. Ma perché piangi, nonna? Ricordi, solamente ricordi. Mamma, mamma! Nonna piange! Alba corse da mia figlia e io, che in realtà non piangevo ancora, mi asciugai quell'unica lacrima che m'era sfuggita sull'onda di quel ricordo. Ero certa che mia figlia Giulia l'avrebbe rincuorata e trattenuta per darmi modo di respirare il profumo di quel passato, ormai lontano, che in parte conosceva anche lei. Sapeva che quello fosse il giorno e poi mi aveva vista prendere il libro. Marco potava le rose in giardino e fra una sforbiciata e l'altra mi inviava baci sempre seguiti da un sorriso. Ci amavamo molto, di quell'amore che si avvia
al crepuscolo della vita, ed è per ciò stesso colmo di quieta tenerezza. Risposi al bacio e al sorriso, mentre il cuore rullava. Le guance son certa che fossero porporine, perché un'emozione giovanile, sorseggiata appena, dunque intatta, percorreva il mio corpo un po' appassito, inondandolo di una fugace vitalità primaverile. Potevo finalmente leggere quella dedica, e poi il romanzo. Orgogliosa di essere riuscita, per così tanto tempo, a mantenere la promessa. Lui mi aveva pregata di aspettare che fosse andato oltre il velo. Adesso potevo, ma quando iniziai a leggere, dovetti desistere subito, perché al primo tentativo gli occhi inaspettatamente esondarono. Riprovai più volte, ma infine dovetti attendere che il nubifragio si esaurisse in un ultimo, discreto singhiozzo. E poi finalmente... A te, che in me hai toccato corde immote da troppo tempo, io dono i pensieri quotidiani di questa mia esistenza provvisoria. Ho provato già l'amore, quello immenso che ti toglie il respiro, e per un istante l'ho riconosciuto, nuovamente, nei tuoi occhi. Grazie, Gildiade.